Tu possiedi sia un campo dielettrico che un campo magnetico, ed è proprio per questo che sei un essere elettrico. Le tue dita sono circuiti elettrici che si collegano ai vari sistemi del tuo corpo. Ora fai questo esperimento. Esegui questo mudra con le mani e fai un respiro profondo, accorgendoti di quanto sia più facile respirare quando le tue mani sono posizionate in questo modo. Se invece interrompiamo il mudra, la sensazione è che sarà più difficile respirare. Affascinante, vero? Ma questo è solo un esempio tra tanti. Consideriamo un altro mudra che spesso si incontra senza rendersi conto del suo significato, il mudra Uttarabodhi. Questo gesto specifico non è una pratica casuale, ma un potente emblema fatto proprio da personaggi come Andrew Tate e suo fratello, Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Travis Scott, Richard Gere, Putin, Johnny Depp, Brad Pitt, Al Pacino e altri. Il mudra Uttarabodhi si riferisce al movimento verso l'alto dell'energia. Non è un semplice simbolo, ma una connessione attiva che porta al risveglio dell'intelletto o della coscienza, ed è maggiormente associato al potere e all'autorità. Questo gesto non è limitato alle pratiche spirituali o alla vita appartata dei monaci. È un potere silenzioso incorporato nelle interazioni umane di tutti i giorni. Riconoscerlo e padroneggiarlo ti collega a una tradizione tanto antica quanto l'umanità, ma al tempo stesso contemporanea come le notizie attuali. Comprendendo e applicando questo mudra, si attinge allo stesso potere che spinge atleti, politici, musicisti e attori di fama mondiale. È la tua connessione, il tuo ponte verso il codice segreto che unisce non solo il corpo e la mente, ma che ti collega anche ad alcune delle persone più influenti e di successo del nostro tempo. Il corpo umano, nella sua essenza, è una meraviglia dell'ingegneria elettrica. Questa affermazione potrebbe sembrare astratta o addirittura futuristica, ma si basa su principi scientifici concreti. Scopriamo le affascinanti connessioni tra la nostra esistenza fisica e i campi dielettrici e magnetici, invisibili ma tangibili, che si trovano al nostro interno. A livello cellulare, il corpo funziona attraverso una complessa danza di segnali elettrici. I neuroni, gli elementi costitutivi del nostro sistema nervoso, comunicano utilizzando impulsi elettrici. Questi impulsi viaggiano attraverso i nervi fino ai muscoli, facendoli contrarre e permettendoci di muoverci. Anche il battito stesso del nostro cuore è controllato da un sistema elettrico che ne assicura la pulsazione ritmica. Ora ti chiederai, dove entrano in gioco i campi dielettrici e magnetici? Il campo dielettrico è legato al modo in cui il nostro corpo immagazzina l'energia nelle cellule, soprattutto nelle membrane cellulari. È la capacità di trattenere una carica elettrica che crea una polarizzazione all'interno della materia del corpo. D'altra parte, il campo magnetico è intimamente legato al flusso delle correnti elettriche. Poiché i nostri corpi sono pieni di cariche in movimento, elettroni che scorrono attraverso i nervi, ioni che attraversano le membrane cellulari, essi generano intrinsecamente campi magnetici. Lo si può osservare nelle tecniche di imaging medico, come la risonanza magnetica, dove le proprietà magnetiche del corpo vengono utilizzate per creare immagini dettagliate delle strutture interne. Questi fenomeni non si limitano al funzionamento interno del nostro corpo. Si estendono anche alle interazioni con il mondo che ci circonda. Per esempio, la carica elettrica statica che si avverte toccando un oggetto metallico dopo aver camminato su un tappeto è una manifestazione delle proprietà dielettriche del corpo. Come si collega tutto questo ai mudra? I mudra sono antichi gesti delle mani che utilizzano le proprietà elettriche del corpo per creare specifici circuiti energetici. Quando si posizionano le dita in un particolare mudra, si allineano efficacemente i campi dielettrici e magnetici del corpo, in modo da influenzare lo stato fisico e mentale. Consideriamo il mudra Uttarabodhi utilizzato da figure influenti in vari campi. Collegando le dita si crea un percorso che permette agli elettroni di fluire in un circuito continuo. Non si tratta di mero simbolismo, ma di un coinvolgimento diretto con la connessione elettrica umana, che può portare a una maggiore consapevolezza e potere. Riconoscerci come esseri elettrici non è solo una curiosità scientifica, ma una profonda comprensione dell'interconnessione della nostra esistenza biologica ed energetica. La pratica dei mudra
ci offre un modo tangibile per attingere a questa intricata rete di connessioni, colmando il divario tra la saggezza antica e la scienza moderna. Ci apre la porta a un mondo in cui la sfera spirituale e quella fisica si intrecciano, permettendoci di sfruttare la nostra innata natura elettrica e di perseguire l'equilibrio, la forza e l'illuminazione. Affascinante, vero? I mudra non sono semplici movimenti casuali, ma piuttosto configurazioni altamente strutturate e mirate. Si tratta di toccare specifiche dita e di tenerle in particolari posizioni per generare circuiti energetici all'interno del corpo. Ma come funzionano? E qual è la base scientifica che li sostiene? Come ho già detto, il nostro sistema nervoso è una rete di percorsi carichi di elettricità. Quando tocchiamo insieme delle dita specifiche, creiamo un circuito chiuso che permette il flusso di energia. Questi circuiti possono attivare o disattivare determinate regioni del cervello, influenzando funzioni come la respirazione, la concentrazione e gli stati emotivi. Per esempio, toccare il pollice con l'indice, come nel mudra Gyan, è noto per migliorare la concentrazione e la creatività. Da un punto di vista fisiologico, questa connessione chiude un circuito elettrico che stimola il lobo frontale del cervello, la regione responsabile delle funzioni cognitive superiori. Un altro mudra, l'Anjali Mudra, in cui i palmi sono premuti insieme con le dita rivolte verso l'alto, è comunemente usato nella meditazione. Allineando le mani in questo modo, creiamo simmetria ed equilibrio all'interno dei nostri campi elettromagnetici, favorendo un senso di calma ed equilibrio. Una caratteristica molto affascinante dei mudra è l'effetto di riparazione sulla respirazione. Prendiamo il mudra Pranayama, in cui diverse dita toccano la base del pollice mentre si pratica una respirazione controllata. È stato osservato che questa azione rende la respirazione più fluida e ritmica, grazie alla stimolazione elettrica controllata dei muscoli del diaframma. Da un punto di vista scientifico, l'efficacia dei mudra è radicata nella complessa struttura della pelle. I nostri polpastrelli sono ricchi di terminazioni nervose e recettori sensoriali. Coinvolgendo questi circuiti nervosi, i mudra inviano segnali specifici al cervello, innescando così le reazioni desiderate. È come se un'orchestra ben accordata con il tocco delle dita suonasse diversi nodi per armonizzare le funzioni del corpo. Ma l'influenza dei mudra non si limita agli stati interni. Si estende anche alla sfera interpersonale. La stretta di mano, ad esempio, è un gesto universale di connessione e accordo, al di là del suo simbolismo sociale. Questo gesto crea una connessione fisica che permette un sottile cambio di energia elettromagnetica tra gli individui. La pratica dei mudra, quindi, trascende il mero simbolismo rituale. È una tecnica scientificamente fondata che coinvolge i circuiti elettrici intrinsechi del corpo. Sapendo quali dita toccare e come allinearle, si entra in un pannello di controllo nascosto, accedendo a funzioni che regolano gli stati mentali e fisici. Il potere dei mudra delle mani non risiede in un'esoterica mistica, ma nel regno reale e tangibile della fisiologia umana e dell'interazione elettromagnetica. È una miscela irresistibile di tradizione, scienza e arti dell'essere umano. Il mudra Uttara Bodhi, spesso definito il mudra del successo, è diventato un simbolo di potere, autorità e risveglio intellettuale. La sua influenza trascende le pratiche spirituali, comparendo nel mondo della politica, dello spettacolo e persino dello sport. Ma qual è il segreto di questo mudra? E perché è stato adottato da alcune delle persone di maggior successo al mondo? Esploriamo il mudra Uttara Bodhi. Un gesto in cui entrambe le mani sono intrecciate e gli indici puntano verso l'alto, toccandosi. Storicamente, questo mudra è stato associato all'illuminazione in diverse tradizioni orientali, ma nel recente passato si è evoluto in qualcosa di molto più potente e universale. Ma perché è così potente? La risposta sta nell'allineamento di energia che crea. Lo sfioramento degli indici in questo mudra attiva alcuni percorsi neurali, favorendo il movimento dell'energia verso l'alto. Scientificamente, questo può stimolare i centri esecutivi del cervello, migliorando la concentrazione, il processo decisionale e la chiarezza intellettuale. Guardate l'espressione concentrata di Cristiano Ronaldo durante i suoi rituali pre-partita, dove spesso usa questo mudra. Oppure osservate l'assertività del presidente Putin riflessa nel modo in cui applica l'Uttara Bodhi durante le riunioni più importanti.
Anche icone di Hollywood come Johnny Depp e Al Pacino sono state sorprese a utilizzare questo antico strumento. L'uso di questo mudra non è una coincidenza o una mera estetica, ma una pratica intenzionale. Le ricerche condotte su questo mudra hanno rivelato un aumento dell'attività delle onde cerebrali alfa e beta, associato a un miglioramento della cognizione e del controllo emotivo. Molte persone di successo hanno iniziato a sperimentare questo gesto, riportando un miglioramento del senso di fiducia, chiarezza e controllo. Allora, perché sembra un segreto nascosto? Per molto tempo, la comprensione dei mudra è rimasta confinata nei circoli esoterici. Tuttavia, quando il ponte tra la scienza e l'antica saggezza ha cominciato a rafforzarsi, l'applicazione pratica del mudra Uttarabodhi si è estesa a diversi campi. Leader, atleti e artisti hanno iniziato ad adottarlo come strumento mentale ed emotivo per ottenere un vantaggio nei loro rispettivi campi. Ma questo segreto non è riservato alle elite. Anche tu puoi utilizzare questo mudra Uttarabodhi nella vita di tutti i giorni. Sia che tu debba affrontare una riunione di lavoro o una gara atletica impegnativa, sia che tu voglia semplicemente crescere personalmente, questo gesto può diventare un alleato silenzioso. Mantieni questa posizione. Respira profondamente e potresti trovare un nuovo senso di potere ed equilibrio. Il mudra Uttarabodhi non è più solo un simbolo antico, ma uno strumento moderno per il successo, supportato dalla tradizione e dalla scienza. Sbloccando questo mudra si attinge a un segreto ben custodito che ha guidato molte persone di successo. La chiave è ora nelle tue mani, pronta a sbloccare le porte della chiarezza, della fiducia e del successo. È una connessione sottile, ma profonda, con un patrimonio tanto ricco quanto potente. Un emblema di trionfo. Il mudra Uttarabodhi è davvero il mudra del successo, accessibile ed efficace per chiunque scelga di adottarlo. La pratica dei mudra trascende i semplici gesti o rituali. Queste posizioni delle mani servono come interfaccia tattile per collegare i circuiti elettrici del corpo e migliorare alcuni stati fisici e mentali. Questo capitolo si propone di presentare una guida pratica ai vari mudra, non in termini astratti o spirituali, ma attraverso la comprensione scientifica e gli immediati benefici esperienziali. Mudra Gyan, gesto di conoscenza. Toccando la punta dell'indice con il pollice si forma un circuito continuo che aumenta la concentrazione. Se tenuto per circa 2 minuti, si può iniziare a notare chiarezza e concentrazione grazie al flusso di elettroni che attraversa le vie neurali. Mudra Anjali, gesto di saluto. L'unione dei palmi delle mani all'altezza del cuore può indurre una sensazione di equilibrio e di calma. Quando il flusso elettrico aumenta tra le due mani, dopo circa 1 minuto si avverte un senso di unità e simmetria. Mudra Prana, gesto della forza vitale. L'anulare e il mignolo toccano il pollice, favorendo il flusso di energia attraverso i chakra inferiori. Dopo averlo tenuto per 3 minuti, si può avvertire un'ondata tangibile di vitalità, come se energizzasse tutto il corpo. Mudra Apana, gesto della digestione. Collegando il dito medio e anulare al pollice, si attivano percorsi legati alla digestione. Dopo aver tenuto questo mudra per circa 4 minuti, si può notare un'attenuazione dei disturbi digestivi, favorendo una digestione più fluida. Mudra Shunya, gesto del vuoto. Il dito medio viene piegato nel palmo e tenuto dal pollice. Questo mudra può dare sollievo dal mal d'orecchio o da altri problemi legati ad esso dopo averlo tenuto per 5 minuti, probabilmente grazie alla sua influenza su specifici nervi collegati all'orecchio. Mudra Shunya, gesto del sole. Posizionare l'anulare alla base del pollice e premere delicatamente con il pollice può attivare i processi metabolici. Circa 6 minuti di questo mudra possono aumentare il metabolismo e aiutare a controllare il peso. Mudra Vayu, gesto dell'aria. L'indice viene posto alla base del pollice, tenuto premuto dal pollice. Tenuto per 2 o 3 minuti, questo mudra può alleviare i sintomi legati agli squilibri dell'aria, come gas o flatulenza, grazie al flusso di elettroni lungo le relative vie. Mudra Uttarabodhi, gesto del successo. Questo importante mudra consiste nell'intrecciare tutte le dita, tranne gli indici, che rimangono estesi e si toccano sulla punta.
Praticandolo per circa 4 minuti si può provare un'ondata di fiducia, chiarezza e risveglio intellettuale, poiché gli elettroni iniziano a fluire verso l'alto. Mudra Akini, il potere della mente. Se si uniscono tutti i polpastrelli, questo mudra può essere tenuto per circa 2 minuti, per favorire la collaborazione tra i due emisferi cerebrali e migliorando la creatività e la capacità di risolvere i problemi. Mudra Ksepana, gesto del versamento. Puntare gli indici e i pollici verso il basso toccando le punte aiuta a liberarsi delle emozioni. Dopo 5 minuti si può avvertire un senso di liberazione e di rilassamento, poiché il flusso elettrico sembra drenare l'energia negativa. Questi mudra, basati sia su principi scientifici che su esperienze tangibili, offrono un kit di strumenti per la vita quotidiana. Personaggi del calibro di Andrew Tate, Elon Musk e molte altre figure di successo hanno sfruttato il potenziale nascosto di questi gesti nelle mani. Il mudra Uttara Bodhi, con il suo flusso di elettroni ed energia, è un esempio particolarmente illuminante. Non è un segreto riservato a pochi, ma uno strumento universale che attende solo di essere scoperto. Questi antichi gesti ti collegano a un ricco patrimonio, fornendo un ponte per migliorare il tuo benessere fisico, emotivo e intellettuale. Ora tocca a te esplorare e sperimentare il mondo dei mudra, un mondo che sposa scienza, successo e consapevolezza del sé.